Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Stiamo iniziando Fallout Shelter su PC. Lo avevamo cominciato su smartphone, ma non è la stessa identica cosa. Allora, entriamo nel vault che dobbiamo andare a creare. Ora, siccome ho da poco superato i 1300 iscritti, io direi di chiamare il vault 130, perché ovviamente non è possibile mettere 1300. Creiamo il vault. Ok, qui c'è tutta la spiegazione, eccetera eccetera. Saltiamo il tutto. Ricordo che se volete giocare a Fallout Shelter su PC bisogna avere un sistema operativo basato su 64 bit. Purtroppo Bethesda ha fatto sta cacchiata, diciamo, però se volete giocare dovete avere per forza un sistema operativo a 64 bit. Non c'è altro modo. Allora iniziamo subito. Questo è il nostro vault e abbiamo due abitanti. Sì, due. Qua ne stanno arrivando una flotta. Chi abbiamo? Questo qua, Cresta Rossa. Lo chiamiamo Cresta Rossa. Cresta Rossa. Io consiglio sempre di rinominarli per personalizzarli ancora di più. Questa la lasciamo così. Questo lo lasciamo così. Lei, Carol, mi sembra niente. Questo Cresta Nera, il fratello di Cresta Rossa. Cresta Nera. E che piffero! Piffera. Piffero. Invece lui lo chiamiamo Forrest Gump. Forrest Gump. Ha il taglio di capelli alla Forrest Gump. Ok, iniziamo a costruire. Allora, prima cosa costruiamo dei dormitori. E li andiamo a costruire qui, io direi, in questa zona qua. Sì, direi di andarli a costruire in questa zona qua. La tua risorsa più importante è l'energia. Sì, va bene, ok, c'è qua il tizio con la candela in mano. Poi sembra un mezzo. Vi consiglio sempre di costruire le stanze e potenziarle sin da subito. Quindi mettere più stanze dello stesso livello. Allora, mettiamo innanzitutto l'energia che ce l'ha chiesta. Il generatore la mettiamo qua. Ok, e spostiamo qua. Il generatore ci chiede la forza, vedete, la S. Quindi cerchiamo il più forzuto. Cresta Rossa non poteva essere altro che il forzuto. Addirittura 5. Poi abbiamo lei, tu non sei nulla. Nulla. Percezione a Beverly Jenkins. La mettiamo ovviamente a fare l'acqua. Intelligenza. Abbiamo abilità e percezione. Quindi andiamo a creare anche subito la stanza dell'acqua. Il depuratore dell'acqua. Lo mettiamo qua sotto. E mettiamo Forrest Gump al depuratore. E che piffero proprio ora. Al tuo volto serve una fornitura costante di energia, cibo e acqua per funzionare regolarmente. Ok, lo sappiamo, lo sappiamo. Ora dobbiamo anche... Oh, cosa ci ha dato? Soldi? Sì, andiamo a vedere qua. Esegui uno spinto in una stanza con successo. Ci dà un pacchetto per ottenere soldi. Quindi questa è la prima. Fai salire di livello un abitante. Ok, andiamo a costruire anche la mensa. Anche se siamo a corto di soldi praticamente. La mensa io direi di costruirla qui sotto, in modo tale che possiamo espandere subito tutto. E qua ci mettiamo invece un bel ripostiglio successivamente. Allora, abbiamo detto Cresta Nera, abilità. Quindi andiamo, lo andiamo a mettere nella cucina. Ok, andiamo a metterla. Ok, chi è questo tizio? Lawrence Hardy. Lawrence Hardy, e tu cosa sei? Abilità, mettiamolo anche a lui. Grandissimo Lawrence. Anche a lui a cucinare, diciamo. Percezione, abbiamo detto c'era un'altra che forse era lei. No, era lei. Sì, sì, lei era Beverly Jenkins. La mettiamo a fare qua percezione. Poi nel dormitorio io direi di andare a mettere qua gente che si è felice. Tu sei abbastanza inutile. E ti mettiamo all'ingresso. Poi tu intelligenza. Ci servirebbe anche un... ancora non me lo fa creare. Ripostiglio, servono 12 abitanti, centro medico 14 abitanti, quindi per adesso non ci fa creare nulla. Io direi di far iniziare a fare... Le stanze unite possono ospitare più abitanti, vabbè, l'avevamo capito. Fare subito i primi figli, quindi qua Benjamin Peters, lo mettiamo qua. Maschi e femmine, ok, quindi... Andiamo a fare subito figli e te
Ti mettiamo qui dentro così non stai là fuori. Hai utilizzato l'ultimo spazio disponibile per gli abitanti nel Vault. Costruisci altri dormitori per accogliere altri. Costruiamo altri dormitori visto che ce lo chiede. E lo mettiamo qua così si unisce. Ecco, vedete. Però serve più energia. L'energia siamo al limite. Facciamo, eseguiamo uno sprint. Anzi, tu mettiti qui che comunque sempre qualcosa in più la fai. E eseguiamo uno sprint. Speriamo che non esplode niente. Fallito, ovvio, come proprio assurdo. Clicca per continuare. Gli incendi in una stanza avvengono dopo uno sprint. Vabbè, lo sappiamo. Maledetti schifosi. Ok, adesso possiamo sprintare. Anche se vediamo la possibilità che avvenga. Ecco, ovvio. Porca miseria. Porca miseria. Cavolo. Intanto è arrivato qua il cibo per i nostri abitanti. Quantomeno mangiano. Voi nulla? Vediamo, cioè neanche parlano tra di loro. Vediamo se ci dice qualcosa. Benjamin e Kelly. Oh, il dottore mi ha visitata. Dice che ho carenza di vitamina T. Ma quale dottore? A parte che vitamina T proprio non si può sentire. E quello. Oh, guarda, ti darei la mano, ma onestamente mi fa schifo. E quella. Oh, effettivamente si sente che fa schifo. Oh, mancata la luce. Mancata la luce. È arrivata qualcuno. È arrivata qualcuno. Cos'è? Grace Armstrong. Sembra più Maggie di The Walking Dead, anche se è un po' più scura, però la chiamiamo Maggie, Maggie The Walking Dead. Clicca su un abitante per aprire il pannello di informazioni. Maggie di The Walking Dead, ti mettiamo all'ingresso. Anzi, no, non ho visto se forse va meglio in percezione. Va meglio in percezione lei. Tu te come stai in percezione? No, vabbè, tanto quanto. Quindi manca la luce. Andiamo a eseguire uno sprint, 54% di possibilità che vada tutto a fuffare. E direi che era scontato, ovviamente. Questi senza luce non fanno nulla perché si vergognano. Maledetti. Intanto prendiamo l'acqua. Allora io direi a loro di farli lavorare tranquillamente. Vediamo se qua lo sprint avviene con successo. Quantomeno per prendere il nostro primo cestino. Sì. Ce l'abbiamo. E che cacchio sto mouse che sposta tutto. Piffero. Perché non do? Hai ottenuto un cestino. Seleziona il Pip Boy. Andiamo a prendere il cestino. Vediamo cosa ci troviamo. Uno spacchettamento. Uno spacchettamento su Fallout. Allora, cestino. Portiamolo qua. E vediamo cosa ci troviamo. Allora, abbiamo un coltellazzo da cucina. Poi un microscopio per guardarsi le proprie parti intime. 100 tappi, che non fanno mai male, del cibo extra. E 500 tappi. Vabbè, direi che non è andata malaccio. Non è andata malaccio. Ok, ottieni 50 di cibo. Niente, qua ancora manca la luce. 2 minuti per avere più luce. Ovviamente la luce manca nelle parti più lontane dal generatore. Come vedete, queste sono più vicine in linea d'aria. Saranno 5 metri, mentre qua abbiamo già una distanza più elevata. Vediamo le altre info. Cosa ci chiede? Fai salire di livello 1 abitante. Fai salire di livello 1 abitante. Di livello 1. Manda un abitante nella zona contaminata. Ottieni 50 di cibo. Allora, un abitante nella zona contaminata possiamo subito mandarlo. A lei gli diamo il coltellazzo da cucina. E la mandiamo. Mi dispiace, non è nulla. Ok, devi rientrare presto. Quindi, guardate là con quel coltello stile. Hit, anche se non ha coltelli. Ok, abbiamo ottenuto i tappi. Perfetto. Oh, un abitante. Livello 1, livello 2. Ok, e ci ha dato un altro spacchettamento. Dai. Spacchettiamo un mappamondo. Energia che serviva come il pane, devo dire. Un fucilazzo 03 che fa schifo, però meglio di niente. 500 e 500, quindi 1000. 1000 tappi, mi vanno benissimo. Costruendo due o tre stanze vicine dello stesso tipo, si uniranno creando una versione più grande della stessa stanza. Ok, grazie, ti ringrazio per il consiglio.
Quindi, quella che ci serve di più, secondo me, come stanza è questa qua dell'energia. Porca miseria, maledizione. Quella dell'energia, e direi di andarla a costruire. Però serve più gente. Serve più gente. Perché se facciamo una stanza più grande e abbiamo, diciamo, meno persone, ci metteranno più tempo a ottenere l'energia. Vedete, ora qua manco 32 secondi per ottenere l'energia. Però, diciamo, oh, qua c'è un tizio! Harper! Harper, lui è Harper di Holly e Benji. Harper. Sente con l'H minuscolo, cos'era un cane. Harper. Credo si scriva così, fanguore. Allora, facciamo una cosa. Approfittiamo dell'arrivo di Harper. Qua innanzitutto salgono come se non ci fosse un domani. E costruiamo. Andiamo a costruire il generatore. E lo mettiamo qui, così si unisce. Harper, te dentro. Perfetto. Ok, così abbiamo una fornitura di energia. Vedete la barra? Che piffero, non posso andare in alto. Vedete la barra dell'energia? Questo è il nostro fabbisogno energetico. Fabbisogno energetico sembra le calorie. Fabbisogno dell'energia, del volt, diciamo, che è basso, e noi riusciamo a soddisfare i requisiti. Allora, poi io direi di costruire, se ce lo fa costruire, il primo ripostiglio. No, richiede 12 abitanti. Maledetto. Maledetto. Quindi magari lo scopriremo più avanti. Andiamo qui. 50 abitanti. Maledetti. Non c'è un piffero da fare, neanche le missioni. Non c'è nulla. Ottieni 50 di acqua. Vediamo se facciamo uno sprint. Se non esplode tutto. Anche se 42%. Vabbè, proviamo. Tentiamo, tentiamo. Fallito, ovvio, ovvio. Scontato. Se questi si sbrigano, io poi li vado a mettere. Come un parassita radioattivo ha invaso il mio cuore. Oh, ma che tenero. Andiamo ad allontanare lo zoom con Q e E. Io sono un vasdiano per spostare. Un WASD tutta la vita. Voi siete freccette o vasd? Così, un test. Ok ragazzi, io direi che come primo gameplay abbiamo avviato il nostro Volt, dobbiamo cercare di far figli più avanti, va, ecco, direi che può andare bene, ci vediamo al prossimo video, quindi state allerta e controllate sempre il canale. Vi ringrazio, come ho già fatto nello streaming, con la diretta streaming, è arrivato un tizio! Sta arrivando un tizio, lo scopriremo nella prossima puntata come si chiama. Vi ringrazio sempre per i 1300 iscritti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!